Prego, maestro. Prima rilettura d'autore. Amore, allora, che ne pensi di questa crociera? Amore, dai, andiamo sul pontile. Guarda che bel panorama, vero? Guarda, amore, il delfino. Amore, amore, guarda, la balena. Amore, amore, guarda, la canestrella. Amore, amore, guarda, guarda, la montagna. La montagna, finito. Titolo? Titanic. Mo. Primo dicembre 1989, per la prima volta avviene un incontro tra il Papa e un leader sovietico. Primo dicembre 1998, a Cuba viene ufficialmente ripristinata la festività del Natale. Primo dicembre 2011, a Bari, per la quinta volta, il Comic Club Bohemien fa registrare Tutto esaurito e non ci riferiamo solo al pubblico. E anche questo giovedì sera dobbiamo confermare una chiusura con il botto per Boccassile Maretti in scena con il loro laboratorio di cabaret, dove il duo ha regalato un'altra serata all'insegno del divertimento. Cabaret, risate e tanta follia si sono alternate sul palco del Bohemian Jazz Café. Sembra davvero che il pubblico barese non aspettasse altro. Ed era proprio questa la scommessa su cui hanno creduto e puntato i due comici nostrani. 90 minuti di puro divertimento, incominciando con un po' di satira che non guasta mai. Boccassile e Maretti hanno dato il via a uno show ricco di sorprese e di novità. Ospite della serata il veterano Renato Curci, che con tanta esperienza e un po' di repertorio è riuscito a rubare l'attenzione anche dei più scettici, portando in scena un cabaret fatto di suoni, mimiche e entrate a gamba tesa sul pubblico. Modiator slacca, da chi quando tocca la calcio in gul, ma da chi è in bar. Per il resto, tutta roba in puro stile lab, pezzi nuovi, mai provati, alcuni addirittura scritti poche ore prima della serata e comici emozionatissimi. Sul palco del Comic Club Bohemien si sono succeduti Pierluigi Patimo, Daniela De Nicolò, la quota rosa del laboratorio, Francesco Birardi, sempre più criptico, sempre più comico, Leandro Amodio e l'ospite Renato Curci. Da segnalare anche l'omaggio di Boccassile Maretti al maestro Domenico Modugno, in compagnia del coautore Marcello Introna, che nonostante sia uno scarso giocatore di PlayStation, si rivela invece sera dopo sera sempre più bravo nella stesura dei testi e sempre più virtuoso nell'uso dello strumento. No, amiche e amici del Resto TV, non pensate a male, stiamo parlando della chitarra. L'appuntamento è come al solito giovedì prossimo al Kobe Club presso il Bohemian Jazz Café di Bari. Ma tu chi sei? Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu ci hai fatto qualche cosa alla mamma mia? Quando chiami tu, castemi sempre mi ha morto. Che cos'è? Una cosa di soldi ti devi dare? Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma la notte lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Sai, mia madre sta sempre a fare un'arte e io la mattina le preparo pure le zabaglioni. Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro, proprio la tua età. Ah no, io ci do 5 anni, ma tu come la conosci mia mamma? Anche tu frequentavi la tangenziale. Piange il telefono perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono perché non ha pietà, tanto nessuno mi risponderà. Ma giovani, lunga la settimana che abbiamo da fare. L'estate.